Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata col nostro arrivo qua sul tartaplano. Ed ecco qua il Koopa Troopa. Ciao! Ultimamente ci sono stati nuovi arruolati per il Koopa Troopa. Si stanno esercitando prima di arrivare a Fagiolandia. Bene. Pronto? Per scambiare le posizioni per Mistart. Sì! Per scambiare le posizioni per Mistart. Santo cielo. Pronto? Chi è davanti usa il tasto A, chi è dietro il tasto B? Sì. Chi è davanti preme il tasto A, chi è dietro il tasto B? Ecco fatto. Questa tra l'altro è una di quelle cose davvero belle di questo gioco, che questo scambio veramente dava un sacco di possibilità già al tempo. Pronto? Se vedi il blocco fratelli, cerca di colpire quello del tuo stesso colore. Il blocco del tuo colore, se colpito, si muove in direzione orizzontale. Il blocco del tuo colore, se colpito, si muove in direzione orizzontale. Eh certo, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poche monete, poca roba. Che tra l'altro, tutte le monete che prendiamo adesso salutatele molto presto. Ehi, voi due! Non gli ho parlato perché già sapevo. Sì, voi due fratelli baffuti. Tra poco giungeremo nel regno di Fagiolandia. Avete il passaporto? Vediamo un po'. Avete una valigia, giusto? Premete select. Eccoli qua. Come? Sono proprio qui. Questi sono i passaporti. Ehi, ma non avete la fotografia? Come? Non ci sono le fotografie. Così non sarà possibile entrare nel regno di Fagiolandia. Oh, no. Oh cacchio! Possiamo sempre scattare una fotografia. Visto che sua perfidia Bowser vi ha chiamato sul ponte, vi darò la precedenza. Oh yeah. Aki! Non è difficile. Dovete salire su quel tappetino. E intanto abbiamo rubato il turno agli altri. Quando siete pronti salite sul tappetino. Ok. Ecco Baffino Verde, allontanati per favore. Sta per scattare. Ah, ho dimenticato di dirvi. Quando si fa la fotografia bisogna restare immobili. Con i pulsanti di una lei scegliete la posa. Ecco fatto. E adesso tocca a Baffino Verde. Con Start vieni avanti, sei sul tappetino. Allora Mario, allontanati per favore. Dai, fammi vedere le altre pose. Guardate fisso l'obiettivo. Non premi i tasti direzionali per fare espressioni stupide. Ecco fatto. Io ti punto il dito. Bene, adesso avete tutti e due le foto per il passaporto. Grazie. Guarda come sono belli fieri. E andiamo avanti. Ecco qua, iniziamo a prendere ovviamente tutto quello che troviamo qua sul ponte. Oh, ma guarda, questo Koopa Troopa messo qui da solo. Quello va là, questo va qui. Questo lavoro non è facile. Se ci si sbaglia si deve ricominciare tutto da capo. Oh, Mario, sono io, il tipo che si è perduto. Grazie per avermi indicato la strada per il regno dei funghi. Ero davvero preoccupato. E così sono stato il primo passeggero del tartaplano. Ecco, questa è la tua ricompensa. Grazie. Fa bene far del bene. È vero. Aiutare qualcuno aiuta anche se stessi a volte. Andiamo di sopra. Eccoci qua. Oh no. Si è rotto il barile. Ehi. Non provate a danneggiare il prezioso bagaglio di sua responsabilità, Bowser. C'è chiamato di sopra. Il ponte? Intendi il ponte? È quello laggiù. Ma prima di raggiungere il ponte dovete imparare a non intralciare sua lealtà, Bowser. Vi insegnerò le tecniche per la battaglia 2. Va bene, tanto siamo già qui. Allora ispezionate quel barile, però. Preparatevi, state per incontrare il meglio del meglio dei Koopa Troopa. Oh già. Volete distruggere il barile? Vai. Il meglio del meglio, un Goomba. Innanzitutto vi insegnerò le tecniche per schivare. Mario con il pulsante A, Baffetto Verde con il pulsante B. Potete schivare saltando. E allora attacco a Mario. Fermo, premi il pulsante A. E ora attaccate Baffetto Verde. Ah! Fermo, premi il pulsante B. Ecco fatto.
proprio così. In base al tempismo del salto si può schivare, ma anche contrattaccare. Tuttavia, in alcuni casi, come un attacco fiamma di Bowser, non è possibile contrattaccare. Bene, allora esercitatevi per bene. Oh, aspetta. Le tecniche sono le stesse di quando siete da soli. Per baffetto verde, comando azione verde, B. Quando voi saltate sul nemico, premi il pulsante B. Esercitate bene anche in questo. E allora... ecco fatto. Uno e... due. Ti ammazzo! Ecco qua, uno e... cosa che, tra l'altro, da bambino io non avevo mai imparato... è che quando tu salti devi schiacciare il tasto nel momento in cui salti in testa, perché sennò non fai danno e cadi a terra, tra l'altro. Eccoci qua, non abbiamo trovato nessun oggetto, ma un altro barile. Volete distruggere il barile? Vai. Ho i pidocchi. Uno e vai. Due. Perfetto. Ti ammazzo! Uno e Goomba stompato. Parapapam. Ah, perfetto, siamo già saliti di livello. Ma perché Mario aveva poco di bonus extra rispetto a Luigi. Altra cosa che da bambino non avevo mai imparato: a guardare bene i bonus. I bonus, cosa succede? Quando tu dai un bonus a una statistica, hai una possibilità da 1 a 3. Il problema è che se la fai più volte sulla stessa statistica, quella statistica aumenterà sempre solo di 1. E io direi di aumentare a Mario i baffi. 3. Ah! Dannazione. Va bene, non importa. È andata così. Un attimo! Fermati! Un attimo! E io scappo. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ah, troppo veloce, non riesco a prenderlo. Devo prepararmi per l'ingresso a Fagiolandia. Oh, Mario e Baffetto Verde, potreste aiutarmi? Nel frattempo vi insegnerò un paio di trucchi sulle battaglie. Lo farò gratuitamente. Va bene. Ora, quelli si possono prendere. Basta saltarci sopra e dare vita a una battaglia. Oh, ma guarda, gli abbiamo già fatto danno. Saltando su un nemico all'inizio della battaglia, si parte con il piede giusto, sì. Allora, non è fantastico? Oh, dimenticavo. Se non riesci a saltare sul nemico e questo colpisce chi è dietro all'inizio dello scontro, chi è colpito non si può muovere finché non è il suo turno. In sostanza, perdi il turno d'attacco ed hai precedenza al nemico. Pa-pa-ra-bam. Luigi sale di livello? Yes. Ecco, Luigi è quello con le statistiche stranamente meglio a Mario, tranne per due cose: i punti fratello e l'attacco, di solito. Io aumenterei i baffi anche a Luigi a questo giro. 3. 2. Va bene, sono 8 pari. I baffi ci servono per i critici, per gli sconti e per qualcos'altro che non ricordo. Oh, grazie. Ecco appunto. Riuscite a prendere quell'altro? Certo. Okidoki. Allora, vai Mario. Uno e vai Gigi. Due. Perfetto. Pa-pam. Ecco a te anche l'altro Goomba. Grazie. Oh, ora sono pronti. Ti ringrazio. Tu che cosa hai da dire, eh? Ehi, secondo la guida turistica del Regno di Fagiolandia, tu sei famoso anche là, Mario. Ah, mi fa piacere. Questo? Ah, è un punto di salvataggio, perfetto. Salviamo i progressi. Il deposito numero 2. Paf. Ecco qua. Vediamo, tu cos'hai da dire? Se colpisci questo blocco, la gru inizia a muoversi. Manovrando la gru puoi spostare bagagli, capito? Va bene. Tu invece? Chi è stato a lasciare i bagagli qui? Sono di intralcio. In questo modo non si può raggiungere il ponte. Oh, che peccato. Allora dobbiamo spostarli. Cicchi 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 ci. Aspetta che mi sposto. Cicchi 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 ci. Eh? Aiuto! Luigi! Perché poi noi possiamo saltarli. Ah, ha sbagliato bagaglio e si è preso lui. Un bel pacco.
Visto che è andata così, Luigi può fare da vedetta intanto. Vabbè, intanto però i bagagli rimangono lì. Sua crudeltà! Fra poco oltrepasseremo i confini del regno dei funghi ed entreremo nel regno di Fagiolandia. Allora posso scendere? Aiuto! Luigi, che succede? Ehi, cos'hai da lamentarti? Ah, che cacchio! Aia! Ehi, cosa succede? Oh, ma guarda! Per sconfiggere la strega ghignarda non vi basteranno 100.000 anni! Tu sei la ladra che ha rubato la voce della principessa Peach! Certamente! Me ne torno subito a Fagiolandia a preparare il prossimo piano! Non ho tempo da perdere con gentaglia come voi! Socchigno, pensaci tu! Ehi, aspetta! Io sono l'allievo della strega ghignarda, mi chiamo Cossughigno e sono orrevolmente felice. Se ci date la caccia per recuperare la voce della sciocca principessa, siete folli. La dolce voce della principessa Peach sarà il calcio sui maccheroni del piano di ghignarda. E questo scontro sarà la ciliegina sulla torta di cacio, la ciliegina finale. Aia. Che male. Bowser. Boo. E adesso è il vostro turno! Okidoki! Vai Mario! Schiaccia sto schivino! Vai Luigi! Continua il combattimento! Disgusto! Io ho sempre pensato, da bambino, che quella forma che avesse lui così tonda, appeso così, sembrasse un sacco della spazzatura, veramente! Continuiamo! Vai Mario! Distruggiamogli il robottino. Questo ovviamente non sarà una perfect run, l'ho già detto, ma cercheremo di essere il più bravi possibile. Voi due, aspetta che arrivo. Vorrete sapere come schivare un attacco di questi? Dillo, anche se l'abbiamo già capito. Prima di sferrare l'attacco, osserva bene cosa dice quel brutto ceffo. Continui a blaterare, basta! Orrore! Quando la cosa che viene detta è rossa... Mario, tocca a te! Era facile. Gli attacchi dei mostri hanno sempre questa caratteristica. Bisogna osservare bene. Disgusto! Vai Mario! Vai Luigi! Ecco qua! E adesso prendi questo! Aia, ho sbagliato! Ho sbagliato perché ho impostato i comandi in modo al contrario. Vai Mario. 1. E Luigi. 2. E adesso prendi questo. 1. E 2. Hai avuto solo fortuna nella mia sfortuna. Ah! Guardalo. Sembrano un cacchio di sacchetto della spazzatura. Che brutto che è. Vi vengo addosso. Ecco qua, continua pure. Io intanto ti schiaccio. Che tra l'altro Sogghigno pensi che sia un cretinetto qua solo in questo capitolo. In realtà mica tanto, eh. È un bastardello lì, eh. È veramente... Ah, orrore! Ah, fate di queste cose? Vieni a prendermi! Certamente, subito. Non c'è tempo da perdere con questi disgustevoli. Sarà pronto in un attimo. Oh no, il tartaplano è stato attaccato. Maledetto. Cadiamo. Sì, che poi ha sparato sul ponte. Non è che ha fatto chissà cosa. Sergente Astro, che cos'è quell'esplosione? Conferma, chiedo conferma. Generale Astro, meteoriti confermate. Sono cadute nel piano astrale. Presto, andiamo a vedere. Presto, presto. Confine del regno di Fagiolandia. Con tutte le truppe lì moribonde, poracci.
Luigi! Dove sei? Yahoo! Allora, sti poveri cristi qua moribondi. Dobbiamo ancora estinguere il muto del tartaplano. Aiuto! Cercate sua malignità, Bowser! Aiutiamolo! Bowser è caduto al di là della linea di confine. E diciamo che siamo arrivati dove dovevamo, allora. Facciamo un salvataggio. Salva i progressi, sì. Quanti soldi abbiamo? Sempre 107, immagino. No, forse qualcosina in più ce l'abbiamo, perché abbiamo ucciso anche i Goomba. No, peccato. Va bene, ci salutiamo qui allora. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!